La correttezza è fondamentale perché questo è un mercato molto complicato, l'energia elettrica è un bene essenziale senza il quale, diciamo, nessuno di noi è capace di stare. Una delle ragioni per cui il mercato ha funzionato poco è proprio la sfiducia che i clienti hanno in questo mercato. Una parte di questa sfiducia è dovuta anche al fatto che non sempre sono stati ripagati con altrettanta chiarezza e trasparenza da parte degli operatori. Sorgenia ha scelto di stare sul mercato con offerte interamente digitali che il cliente può, diciamo, scegliere da solo, senza l'intermediazione di un venditore, con una proposizione molto semplice, molto chiara e molto trasparente. Abbiamo scelto di non avere canali push, proprio perché volevamo che il cliente fosse posto in una condizione di scelta che parte da lui, in un'ottica di grandissima trasparenza, perché quello che ti offro lo vedi tu e lo scegli tu, ma soprattutto lo leggi attraverso il sito e quindi è disintermediato da qualunque altro terzo soggetto che te lo può far scegliere. A luglio 2019, sulla base di quello che prevede la legge sulla concorrenza, finirà il prezzo regolato e quindi si tratta ora però di disciplinare il post luglio 2019 e capire cosa faranno tutti quei clienti che a quella data non avranno ancora scelto un operatore. L'autorità sta lavorando all'albo dei fornitori, che è un elemento chiave per noi. Noi ci siamo battuti tanto perché fosse fatto un albo dei venditori che stabilisse dei requisiti oggettivi e soggettivi per far sì che chi si propone ai clienti sia in grado di assumersi quella responsabilità e di rispettare quel patto di fiducia che stipula con il cliente nel momento in cui conclude un contratto.